Ciao a tutte ragazze e bentornati in un nuovo video. Oggi vi do dei prodotti preferiti del mese precedente, quindi del mese di maggio. Sapete che questa è una rubrica che faccio tutti i mesi, in cui vi parlo, vi mostro i miei prodotti preferiti in ambito skincare, make-up, abbigliamento, canzone del mese e serie TV, film, insomma, quello che ho visto e che mi è piaciuto di più. Iniziamo subito. Per quanto riguarda la skincare, il mio prodotto preferito di questo mese che sto testando da un po' è questa maschera di Alma Briosa della linea Wonderful Skin, la maschera viso illuminante. Allora, vedete già che il packaging è molto bello perché ha questo tappo in legno e la confezione è in vetro. Allora, questa è una maschera appunto illuminante. Vi faccio vedere anche la consistenza. Il colore è dovuto alla presenza di argilla rossa che praticamente consente sì un'azione illuminante ma anche comunque purificante della pelle. Quindi va a rigenerarla sia da un punto di vista delle imperfezioni che della luminosità, ma al tempo stesso va a nutrire la pelle perché contiene una serie di oli, tra i quali per esempio l'olio di rosa moscheta, che quindi non va ad aggredire eccessivamente la pelle in questa sua azione purificante. Mi sto trovando molto bene perché effettivamente noto che la pelle, una volta tolta la maschera, è più luminosa, la grana è più affinata, quindi anche i pori sono meno dilatati. E mi aiuta appunto a contrastare eventuali imperfezioni. Vado ad applicarlo con un pennello in modo tale appunto da non toccare il prodotto e far sì che tutti i principi attivi vadano direttamente sulla mia pelle e non sulle mie dita. E mi piace molto perché appunto vedo la differenza e fa anche un leggero, diciamo, scrub quando andate a toglierlo, perché appunto all'interno si sente un pochettino la presenza appunto di questa argilla e quindi ve lo consiglio tantissimo. Questo è un prodotto che mi ha inviato l'azienda, quindi ringrazio nuovamente l'azienda per questa possibilità e appunto sono stata molto contenta di averlo provato. Per quanto riguarda il make-up, oggi vi mostro un prodotto in pottino ed è questa BB Cream PHB con SPF 15 che mi ha regalato Anna del canale, del blog Acqua e Olio Bioblog o profilo Instagram. È una BB cream che sembra chiara, però è perfetta per il mio incarnato e mi sta piacendo molto perché va a uniformare ma senza fare un effetto pesante, ha un po' di protezione solare, è un pochettino più chiara per esempio rispetto alla crema colorata di Algamaris, che sapete, vi ho detto, è perfetta per me, però magari con il collo che è leggermente più chiaro, un pochettino la differenza si vede, invece con questo no. E poi non va a evidenziare eventuali pellicine, zone secche e non è particolarmente untuoso, quindi anche senza la cipria, mi sto trovando molto molto bene, quindi grazie Anna per avermi fatto provare questo prodotto perché secondo me, visto che sto terminando un po' di BB cream, questo potrebbe essere un prossimo acquisto. Per quanto riguarda l'abbigliamento, ho provato a pensare questo mese cosa avessi indossato di più o cosa mi fosse piaciuto di più indossare. In realtà non ho trovato niente, però volevo mostrarvi un acquisto che ho fatto che però non ho ancora potuto indossare perché in realtà la temperatura lo permette, però non sono ancora andata al mare perché non rientra normalmente nei miei gusti, poi vi spiegherò il perché, però mi è piaciuto molto e quindi appunto, visto che è ancora nei negozi, magari piace anche a voi e l'ho andata ad acquistare. Sto parlando di un costume di Tezenis, in particolare, allora, io non acquisto mai costumi neri, perché sapete che in generale a me il nero non piace, né costumi particolarmente provocanti. Questo non è una roba eccessiva, perché comunque mi conoscete ormai, però così è un po' al di fuori dei miei schemi, ma nonostante questo mi è piaciuto tanto. Allora, il costume in questione è questo. Questa è una fascia leggermente imbottita che però, come vedete, al centro ha questa parte così in retina. Niente, l'ho provato perché l'avevo visto online e anche in alcuni video su YouTube. Fascia imbottita, imbottitura estraibile.
Costa 12,90 € il pezzo di sopra, che quindi è molto molto semplice. Trovo che questa trasparenza vada come a esaltare le vostre curve, quindi se avete anche poco seno, secondo me quel vedo non vedo farà acquistare al vostro seno una taglia in più. Io ve la butto lì, poi per il prezzo secondo me potreste anche andarlo a provare. Ho preso anche il sottoabbinato, che è questo slippino che ripresenta la parte in retina trasparente qui sui lati, quindi niente di scabroso. L'unica cosa che non mi fa impazzire è che, come vedete, davanti e dietro la larghezza è la stessa. Io, per stare comoda, per non aver paura che si veda nulla di che, preferisco che il dietro sia un pochettino più grande. Questo è fatto così, mi devo accontentare. Posso metterci anche un pezzo nero o un qualcosa, insomma, colorato, perché tanto comunque il nero sopra va benissimo, e costa 9,90 €, quindi praticamente con 23 € mi sono fatta un completino un po' particolare, un pochettino più trasgressivo rispetto ai miei standard, però appunto costa poco, mi sta bene, mi piace, quindi io ve lo consiglio. Per quanto riguarda la canzone del mese, veramente non ce n'è un in particolare, però se devo pensare un pochettino al mese di maggio, penso a tutte queste canzoni spagnoleggianti che piacciono tanto a mia sorella. Quando va a fare la doccia mette su e quindi la sento. Siamo andati al mare per Pasqua, mi pare, Pasquetta, una cosa del genere, e in viaggio di ritorno mi ha preso il cellulare, ha messo con YouTube tutte queste canzoni, lei che cantava, addirittura appunto aveva preso il testo. Quindi se devo pensare a qualche canzone in particolare così da citarvi, più che altro per quello che mi è successo insomma in questo mese, così vi racconto, vi ho raccontato questo aneddoto, e quindi sicuramente tutte queste canzoni che vanno adesso, un pochettino spagnoleggianti, Enrique Iglesias e co, insomma, che diciamo così, non mi fermo ad ascoltare per radio, però quando le sento mi fanno sempre così scappare un sorriso, perché ripenso a mia sorella che invece lei ama questo genere. Per quanto riguarda film o serie TV, allora, film al cinema non sono neanche sicura di essere andata. Qualche film sicuramente in TV l'ho visto, tra Netflix o TV vera e propria, però se devo essere onesta, vi devo citare una serie televisiva, e tutto nasce più che altro per l'amore che io provo per Stefano Accorsi. Non lo so, è una cosa molto personale, perché tra le mie amiche sono l'unica che lo ama, il mio fidanzato non lo trova bello, quindi boh, però è un amore tutto mio, da tanti anni ce l'ho, e andando su Sky ho trovato appunto questa serie televisiva 1993, che in realtà è il seguito del 1992, che è stato girato comunque, che hanno messo su Sky l'anno scorso. Non so per quale motivo, ma io, forse vedendolo così serio, con questi abiti del 1992-93, l'anno scorso non avevo deciso di guardare la serie. Quest'anno, boh, stavo, penso che stessi pulendo la camera, quindi così lo ascoltavo. Ho ritrovato anche altri attori famosi, per esempio Miriam Leone, un'ex Miss Italia che mi piace molto, veramente è molto brava, bella, simpatica, quindi ho dato la chance a 1993 e mi sono messa a guardarlo. Tra l'altro, sì, è iniziata da poco questa nuova stagione, per cui ho proprio trovato i primi due episodi, che sono anche abbastanza lunghi perché durano circa un'oretta l'uno, e danno consecutivamente nella stessa serata due episodi, quindi insomma inizia alle 9:10, 9:20 e fino tranquillamente alle 11:30 vedete il film. Mi sta piacendo molto, oltre appunto per poter vedere Stefano Accorsi, ma in realtà appunto per così rivivere quegli anni in cui io ero veramente molto piccolina e quindi so poco e niente, ecco. In più ovviamente è un pochettino romanzata la storia, non è che viene presa proprio pari pari quello che è successo anche dal punto di vista politico in quegli anni, però è una serie che mi sta piacendo, che aspetto con ansia tutti mercoledì, martedì, mercoledì direi, mercoledì,
Su Sky, che è sia su Sky 1, quindi la parte cinema, sia Sky Atlantic, che è in intrattenimento. Per cui non so se vi incuriosiscono appunto i personaggi, gli attori famosi e un po' rivivere quegli anni, secondo me potreste dare una chance, anche perché poi comunque c'è qualche storiella d'amore sotto, per cui alla fine risulta interessante. Bene, anche per questo video dei prodotti preferiti del mese precedente, quindi del mese di maggio, è tutto. Spero di avervi tenuto compagnia e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!